Hola Luchadores, bentornati dal vostro Silver. Oggi siamo con WWE 2015. Come avete intuito dalla schermata di caricamento di un attimo fa, siamo alle soglie del Performance Center perché oggi si comincia la modalità carriera. Vedremo il nostro Silver cominciare a spaccare chiappette, ma in realtà cercare di non farsi spaccare le chiappette dagli altri lottatori in lizza per entrare nello show giallo di NXT. Partiremo proprio dalle basi, verremo trattati come pezze da piedi, lo scopriremo presto. Intanto vediamo Big Show che ribalta Swagger. Saremo in grado di fare lo stesso? Riusciremo a fare dei video senza dire troppe parolacce? Riusciremo a fare dei video senza caricamenti mostruosi? Ecco il nostro Silver in prima linea. My name is Bill DeMott and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having one day of open tryouts this year. Yeah. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract. Vedremo di sfruttarla per il meglio. So you better make me notice you. Speriamo non ci tocchi questo armadio a sei ante. But we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure's on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up. Per quanto grossi possiamo essere, c'è molta gente più grossa di noi. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. Okay. C'è andata di lusso. Altri caricamenti? Sì, fantastico, è vero? Ok, ce la siamo cavata con poco. Cominciamo a fargli vedere di che pasta siamo fatti, anche perché, figlio mio, hai dei mutandoni verdi veramente inguardabili. Sì, perfetto, abbiamo pareggiato il clinch. Sì, ce l'abbiamo fatta. Dai, ancora uno. No, mannaggia. Eccolo, riusciamo a ribaltare la mossa e a liberarci. Oh. Ma porca miseria, eccolo. Dai che recuperiamo. Come dicevamo nel filmato di anteprima, il sistema dei clinch funziona solo a inizio incontro ammazza, quanto siamo lenti. Sono stato io a fare questo? So che mi stavo liberando dalla sua mossa, ma... Ciò vuoi farmi credere che il primissimo incontro serve solo a far partire questo video? Cioè io mi arrendo così. Non stavo poi andando così male, eh. L'uomo vestito da pisello? Ma che stronzi. E quindi la mia carriera è già finita? Bene. No. Look, I know things got a little crazy out there. But I want to let you know you looked impressive. So impressive that the WWE has decided to give you a contract. Oh. Sign this and you'll be starting your career on NXT. Uh-huh. Okay. Ciao Chris. Quindi allora, come deducevo, l'incontro iniziale non ha grande importanza, è proprio solo un pretesto per far partire il filmato preimpostato, eh?
Grazie, Sir William. Quindi adesso potremo allenarci con le superstar di NXT. Come vedete, i caricamenti sono praticamente ovunque. Ah, ok, adesso c'è la crescita del personaggio. Ok, perfetto. Abbiamo 2000 punti da spendere. Ah, mappa. Ok. Su tutti questi intorno al 60, la resistenza intorno al 50 in generale. Un pochino di velocità perché facevamo veramente pietà. È stato veramente drammatico, se posso usare dei termini pesanti. Non riuscivo ad avere la sensazione proprio di sposto dei tasti, da tanto che sembrava lenta appunto i movimenti del nostro Silver. Beh, vediamo che più o meno riusciamo a tirare molte. Ok. Sì. Altro concorso, mi piace. Sottomissioni, intanto ancora nulla. Oh, spendiamo in questo che costa poco. Dobbiamo spenderli tutti. No, ok, va bene. Perfetto, pian piano avete assistito alla crescita del nostro Silver. Evento successivo. Cosa ci aspetta la prossima settimana? Un caricamento. The easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match, I want you to focus on beating your opponent with strikes and holds. Ah, ok, un match. Un altro lucido. El Hondero! Hola, socio! Cominciamo a scassarti subito per farti capire chi è che comanda qui dei due. E voilà! Andiamo. No! Troppo presto per salire sulle corde, vero? Ah, ok, i clinch li facciamo subito. Mannaggia. Dai, 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 che se riusciamo a inanellarne due. Ok, ci prendiamo una mossa di vantaggio. E lo ributtiamo al tappeto come uno straccio vecchio. Avendo le statistiche basse, non riusciamo a salire fino sulla terza corda, ma dovremo accontentarci delle mosse. Mannaggia! Che reversal! Ah! Mannaggia! Poi i flessi di un procione. Benissimo, devo dire che tra la precisione dei miei attacchi e la precisione dei miei riflessi andiamo proprio alla stra grande. Vediamo di fargli un altro bel attacco aereo sperando che non risponda. Perfetta! Lo trasciniamo via dalle corde. Voilà! Questo credo che farà male per un pochino, eh! Spero che a casa stiano tutti bene perché per te la vedo molto male. Proviamo la mossa di sottomissione, ma mi sa che è ancora un po'
pochino troppo presto, per sperare in una resa. Però lo vediamo in netta difficoltà. Facciamogli tanto male. È bellissimo incitare la folla quando la folla non c'è. Mannaggia a lui. Siamo ancora troppo scarsi per avere dei tempi di ripresa decenti per reagire alle sue mosse. Forse sono io che sono lento come non so che cosa. No, sono troppo veloce. È che me l'aspetto, non conoscendo ancora i personaggi. Ah, beh, ci ha fatto la mossa, ma si è fatto più male lui di quanto ne abbia fatto a noi. What are you doing? Ok. Oh, abbiamo una mossa speciale caricata, eh? Vediamo se riusciamo a metterla in pratica. No. Però questa sì. Vediamo di recuperare un attimino il fiato. E di fargliela ora. È grande Silver. Ah, possiamo già caricare la mossa finale, ottima cosa. Quindi presumo che la farà automaticamente, esatto. Oh, questo fa ancora più male di quanto faceva male quello di prima. E ce l'abbiamo fatta, signore, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto il nostro primo incontro nel Performance Center. Speriamo che questo abbia fatto sì che ci notino a sufficienza che... Oh. Abbiamo ottenuto altri punti. Il nostro match è stato valutato come straordinario. Vabbè, oserei dire che ce lo meritiamo. Siamo bravi o no? Dai, è bello riderne all'inizio perché giustamente con le statistiche così basse il personaggio risulta veramente pesante da controllare. Però ce la faremo. L'allenamento farà parte della nostra. Dei nostri obiettivi principali per migliorarci e per andare avanti con la nostra carriera. Ok, allora apro la cartella personaggio. Da qui in poi, per quanto riguarda il Performance Center, metterò i video degli incontri, anche se i video saranno magari solo di pochi minuti, perché magari non raggiungeremo i 15 minuti. Vi eviterò i video dei vari potenziamenti, aumenti delle statistiche, perché tanto avete già visto più o meno come funziona e ripeterne all'infinito può essere solo che noioso. E vedremo più o meno come si evolve il gioco, la carriera del nostro Silver, e mi auguro che voi stiate lì a fare il tifo per lui. Detto questo, io vi ringrazio, vi aspetto per la prossima e mucha luce a tutti!